Bentornati su You Capital, sono le 17.30, siamo tornati insieme in diretta per andare a vedere le chiusure di giornata di questo terzo giorno di settimana dei mercati azionari europei. Partiamo subito dal nostro indice italiano, il FTSE MIB, che chiude il ribasso dello 0,13%, 33.836 punti. Chiude il ribasso questa giornata anche il DAX di Francoforte, in questo caso dello 0,39% a 18.923 punti. Passiamo adesso a Parigi, chiusura il ribasso dello 0,54%, 7.562 punti, così come l'Ibex spagnolo che lascia sul terreno lo 0,34%, 11.796 punti, e Londra che scende dello 0,20%, 8.266 punti. Concludiamo con l'Eurostock che lascia sul terreno lo 0,47%, e conclude questa giornata con un ribasso a 4.917 punti. Andiamo adesso in America, dove la giornata invece è ancora, insomma, nel suo pieno. Ricordo che le contrattazioni si concluderanno alle 22.30 ora italiana. Al momento abbiamo l'S&P 500 che scende dello 0,05%, il Dow Jones che lascia sul terreno lo 0,46%, mentre il Nasdaq, l'indice dei tecnologici, rimane positivo con un lieve rialzo in questo momento dello 0,12%. 20.007 punti. Per quanto riguarda il petrolio invece abbiamo una discesa sia per il Brent che per il WTI. Il WTI scende del 1,19% a $70.66 al barile, il Brent invece dello 0,81%, il prezzo si porta a $73.73 al barile, come l'abbiamo lasciato nell'ultimo aggiornamento. Per quanto riguarda invece il gold, quindi il prezzo dell'oro ancora sui massimi storici, non ha però nessuna variazione rispetto ai valori della vigilia, siamo a $2.656 l'oncia. Per ora è tutto, questi sono tutti gli aggiornamenti, grazie per essere stati con noi e ci vediamo qui su You Capital. A tra poco.